Il prossimo 24 di luglio il presidente della regione siciliana, Raffaele Lombardo, andrà a Palazzo Chigi per parlare con Monti. Nel frattempo risponderà alla lettera quantomeno inusuale del presidente del Consiglio, che facendosi interprete delle gravi preoccupazioni riguardo alla possibilità che la Sicilia possa fallire, ha chiesto lumi proprio al presidente della regione. Oggi Lombardo ha incontrato la stampa a Palermo e ha fatto il punto sulle accuse di rischio fallimento e di commissariamento della stessa regione, avanzate e sostenute in questi giorni soprattutto dall'UDC e da ambienti di Confindustria, e poi rilanciate da una parte consistente della stampa nazionale. Poi abbiamo tre agenzie di rating che esaminano i nostri conti. Le conoscete bene, sono famose. Moody's, Standard & Poor's e Fitch. Come qualificano la nostra situazione finanziaria, i conti della regione? Con una sigla, che è la sigla BAA2. Sapete chi è combinato come noi? Sono combinati come noi il Comune di Milano, il Comune di Siena, il Comune di Venezia, la Regione Basilicata, Liguria, Umbria e Veneto. Un passo indietro rispetto a noi, BAA3, sono invece combinati il Piemonte, il Lazio, la Campania, la Calabria e il Molise. Dunque nessun fallimento della regione siciliana in vista per il presidente Lombardo. Per quanto riguarda l'UDC, il governatore dice non vede l'ora di rimettere le mani sul potere e sfida Casini. Che l'UDC è il partito, poi la scaricano magari tutti, tutta sul mio predecessore, che ha coperto, che ha saputo e che è stato pienamente coinvolto in 7 anni di governo, per cui non vede l'ora di rimettere le mani sul patrimonio non soltanto elettorale della Sicilia. E se su questo, se permettete, non i ragazzini ma il presidente Casini si vuole confrontare, sono pronto a farlo in una pubblica piazza o di Bologna o di Palermo, quando vuole lui, e sarò preciso e sarò dettagliato. E non parli di default, il default è quello di un governo nazionale di cui ha fatto parte il suo partito e anche di tante cose che si sono fatte nei 7 anni precedenti ai miei, a proposito di assunzione e la formazione, di termovalorizzatori, di Sicilacqua, di società per il patrimonio immobiliare e quant'altro. Infine l'ipotesi di licenziare personale pubblico della regione per il risanamento dei conti. La risposta di Lombardo è forte. Se lor signori da Roma o qualche pseudo industriale pretende che io licenzi questa gente o la ammazzi, vada al diavolo, vada a morire ammazzato chi che sia. Io non metto sulla strada questa gente, non la metto, e se fossi presidente della regione non la metterei neppure l'anno prossimo. Non distruggo la vita di 50.000 persone in prospettiva di una macelleria sociale che purtroppo in Sicilia si prevede più grave che in altre regioni.